Quarto piano, signori, prego. Buongiorno. 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 Vix, senti. No, senti te. Ah, bella. Tira? Stasera Gianni lo portiamo in discoteca. Okay. Così ci divertiamo a dargli una mano. Perfetto. A proposito di mano, ma che hai fatto? No, niente, mi devo ricordare una cosa. Memoria corta, eh? Certo, però, come si fa a perdere la testa per una che nemmeno si conosce? Ma che ci vuoi fare, figlio? È chiaro che quello è uno che viene dall'isola. Quando mai l'ha vista in vita sua? Le discoteche, le donne, per cui... Ma che stai a fare, lo scemo? Ma io, che fai? Ma che cosa fai? Mortacci! Arrivo! Ora. Ma non conosci le donne, allora? Non hai visto come ti guardava? Non ci vengo. Ecco, appunto, non ci vengo. Chi disprezza, compra. Sì. E chi rompe, paga. E i gocci sono suoi. Cioè, tuoi, no? Quella adesso di te ci avrà un ricordo. Che ricordo ci avrà? Incancellabile! Ecco, incancellabile! Ma che ci vuole ad essere come Ilona? Adesso te lo faccio vedere io! Yes! Forza, ragazzi! È successo qualcosa? C'è un lupo! Adrao, guarda e impara. Gliela assicuro, direttore, guardi, non si ripeterà più. Ma quante più. Volte glielo devo dire? Si ricordi che la prima regola di un grand hotel è serietà e compostezza. Sì. Ehi! Io devo andare all'ottavo piano, signor direttore. Abbia pazienza, ma che vuole? No, bisogna fargli vedere però sta ascensore, perché mica funzionano da... Bello, Chi? La febbre. Quale febbre? La febbre, la bronchite, raffreddore. Ma chi ce l'aveva? Travolta, non ce l'aveva? Mi sono sbagliato, buonasera. Sì, buonanotte. Che cos'è il mito della caverna di Platone? Uno, se non lo specchio della conoscenza umana. Due, quattro, infatti, sono i gradi, tre, della conoscenza umana. E quattro, per l'appunto, i gradi della conoscenza del demiurgo 5. Beh, adesso ti saluto, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, bello. Prego, Mr. Travolta.